Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è l'evento di 23 ha portato nuove sorprese nei prossimi panel dei broadcaster, tra le quali anche il teaser Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, una serie tratta dall'omonima saga di genere fantasy pubblicata il 12 marzo 2010 scritto da Rick Riordan. Il video è stato condiviso online e una delle novità che ha maggiormente esaltato il pubblico è la presentazione con la voce narrante del protagonista, che parla al pubblico al quale ricorda che essere metà umani e metà divini può diventare pericoloso. Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, il trailer, le riprese della serie sono cominciate da poco, quindi non sono state ancora rilasciate numerose indiscrezioni sulla trama, anche perché le riprese sono appena cominciate e non c'è disponibilità di anteprime. Tuttavia, nel trailer è stato già mostrato il protagonista Walker Scobell nei panni di Percy mentre arriva Camp Elfblood, sono le primissime immagini che vengono rilasciate e che riescono già a dare una prima impressione su quella che sarà la serie. Nel trailer si sente Percy Jackson che riflette sul suo futuro e sul suo destino, mettendo anche in guardia quelli che potrebbero essere i suoi ipotetici fratelli e cugini, che si ritrovano tra gli spettatori. Dalle prime immagini mostrate nel trailer, chi ha letto la saga di Rick Riordan vi ritrova molte più attinenze rispetto a quelle che le prime indiscrezioni potevano far pensare. Le parole dello scrittore Rick Riordan, al centro della storia ci sono le vicende di un ragazzino di 12 anni, che a sua insaputa ha i poteri di un semidio e che dovrà imparare a gestirli, una necessità soprattutto dopo le accuse da parte di Zeus di avergli rubato il suo dardo fulmineo. Avete visto quei gufi negli alberi? Ha commentato lo scrittore sul suo blog. Rick Riordan ha poi aggiunto, sono veri gufi che si trovavano per caso tra gli alberi il giorno in cui abbiamo girato quelle scene. Penso che fosse una benedizione da parte di Atena. Ovviamente, è uno sguardo super corto e super prematuro alla serie. Non vediamo nemmeno Annabeth e Grover. Ma tempo al tempo, e quando vedrete il resto. Wow, sarà valsa l'attesa. Parole che hanno esaltato ancora di più i fan pronto a seguire questa nuova saga. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.